Cosa è successo venerdì? Di sorpresa è arrivato il cavaliere e nello stupore generale della gente che c'era qua da noi al locale, con molta scioltezza, diciamo, si è accomodato al tavolino là di fronte al laghetto, perché voleva stare di fronte al laghetto. Ha passato un'oretta in, diciamo, spensieratezza. C'erano qua dei ragazzi del San Raffaele dell'università, ha fatto foto con loro, ha salutato la gente. È stata un'ora piacevole, molto piacevole. Lui molto disponibile. Erano le 2 del pomeriggio. Un'oretta dopo lui è andato in ospedale. Io dopo ho appreso la notizia dell'ospedale la sera, quindi non sapevamo questa cosa ovviamente. Non avevo neanche capito che fosse stato direttamente subito dopo. Via, via dalla strada. Ci ha chiesto come andava, come non andava. Ha chiesto che fosse appunto tenuto bene, pulito sempre il monumento a lui dedicato. Ha mangiato un ghiacciolo, sì. Era una giornata molto calda, quindi ha voluto mangiare un ghiacciolo. In che forma l'ha visto? Come stava? Ha detto che ha fatto delle foto, quindi parlava tranquilla. Sì. No, era molto tranquillo, sorridente, molto... Io l'ho visto molto tranquillo. Diciamo che ho visto la persona che ho sempre visto anche in televisione. Era la seconda volta che veniva qua. Diciamo che questa è un po' la sua creazione di vita. Probabilmente gli faceva piacere vederla di nuovo. Erano le 2 del pomeriggio. Quante foto ha fatto con le persone che stavano? Ne ha fatte parecchie. Perché era disponibile, era di buon umore. Assolutamente. Non ha detto no a nessuno. Assolutamente, con tutti. Tutti i ragazzi. Poi io avevo il locale abbastanza pieno, sono sincero, non è che ho seguito poi tutto quello che ha detto, che ha fatto con tutti. Però era disponibilissimo con tutti. Gente che passava da fuori che lo salutava, lui salutava tutti. Assolutamente. Il Berlusconi che si conosce. Un'oretta dopo lui è andato in ospedale. Io dopo ho appreso la notizia dell'ospedale la sera, quindi non sapevamo questa cosa ovviamente. Non avevo neanche capito che fosse stato direttamente subito dopo. Praticamente siete le ultime persone che l'hanno visto in buone condizioni. Sì. Una sorta di chiusura del cerchio il fatto che lui, che una delle ultime cose che abbia visto è stata una delle prime cose che ha creato, ovvero Milano 2. Beh, si può vedere sotto questo aspetto probabilmente, sì. Magari è proprio quello che voleva. È bello magari anche pensarlo in questo modo. Lui era qui rivolto verso il lago. Sì, esattamente, sì. C'era anche la compagna, immagino. Sì, c'era la compagna e le sue guardie del corpo.